Salve, sono Julian Barba, l'autore del libro La fine del tempo, edito da Einaudi. Sono qui a College Farm, la mia casa, con Flavio Mercati, il mio collaboratore. Insieme abbiamo preparato una serie di film sulla scoperta delle leggi che governano i pianeti. Io narrerò i film in inglese, mentre Flavio darà la voce alla versione italiana. Ed eccoci qui nell'ufficio di Julian, che mi ha prestato la sua bellissima scrivania per questi film. L'idea di questi film è nata dal fatto che Julian ha scritto un libro una ventina di anni fa. Eccolo qui. Si chiama La scoperta della dinamica. Purtroppo non è edito in Italia. Scrivendo questo libro, Julian si è reso conto di quanto fosse affascinante la storia della scoperta delle leggi del moto dei pianeti e di quanto poco fosse nota, così l'idea di alcuni film di divulgazione per raccontarla. Questa storia ci porterà attraverso due millenni, partendo dall'antica Babilonia fino ad arrivare a Praga, 2300 anni più tardi, dove Keplero scoprì le sue tre leggi del moto dei pianeti. Questa fu una conquista straordinaria, senza la quale la scoperta delle leggi della dinamica e della gravitazione universale di Newton non sarebbe mai stata possibile. In questo primo film partiremo, per così dire, dalla fine, ovvero enunceremo le leggi di Keplero assieme ad alcuni fatti astronomici elementari che avete bisogno di conoscere per comprendere il resto. Questo film ci porterà fino all'isola di Rodi, dove l'astronomo e matematico greco Ipparco formulò quella che possiamo definire la prima teoria scientifica in senso moderno, o almeno la prima di cui siamo a conoscenza. Cominciamo quindi con un'animazione. Questa animazione mostra l'ellisse, una figura piana che si può costruire con un semplice sistema pratico. Si piantano due chiodi su una tavola, vi si avvolge attorno un cappio e lo si tende con una matita che ci servirà per disegnare l'ellisse. Ciascun chiodo rappresenta un fuoco dell'ellisse. La linea che passa per i due fuochi si chiama asse maggiore. La prima legge di Keplero stabilisce che ogni pianeta ha un'orbita ellittica e il Sole occupa uno dei fuochi. Inoltre il piano dell'ellisse non cambia nel tempo. Illustriamo adesso la seconda legge di Keplero. Ora tracciamo il moto del pianeta dall'afelio A, il punto di maggior distanza dal Sole. La linea che congiunge il pianeta al Sole spazza l'area SAP. La seconda legge di Keplero dice che quest'area cresce nel tempo in modo uniforme. Visto dal Sole, il pianeta si muove attraverso le costellazioni che formano i segni dello zodiaco. In una prima unità di tempo la linea SP spazza quest'area. Nella seconda unità di tempo spazza quest'altra. La linea SP si sta accorciando e dal momento che spazza aree uguali in tempi uguali, il pianeta si muove sempre più velocemente finché non raggiunge la sua massima velocità una volta giunto al perielio, il punto più vicino al Sole. Il pianeta è ora tornato al suo afelio. Abbiamo visto in azione la seconda legge di Keplero. Spiegherò la terza legge più avanti. Ora devo fare un'ammissione. Quello che avete appena visto è corretto, ma in qualche modo fuorviante. Per illustrare il motivo, lasciate che vi mostri questa figura. Sareste capaci di indovinare di cosa si tratta? Non è un cerchio, è bensì un'ellisse. In particolare è l'ellisse tracciata dall'orbita di Mercurio, che è di gran lunga la meno circolare di tutte. Non potreste distinguerla da un cerchio. Per capirne il motivo devo dirvi di più riguardo le ellissi. Mostriamo in rosso un'ellisse, in blu il cerchio che la circoscrive, AB è l'asse maggiore, DC l'asse minore. Il rapporto tra OS e OA, ovvero lo scostamento relativo dei fuochi dal centro, è l'eccentricità E. Tenetela a mente perché è importante. E D diviso EO è invece l'ellitticità. È il rapporto tra lo scostamento massimo dell'ellisse dal cerchio che la circoscrive ed il raggio di questo cerchio. Misura quindi in qualche modo la deviazione dell'ellisse da un cerchio. Come vedete c'è una formula per calcolarla, è la metà del quadrato dell'eccentricità. Questa formula è il motivo per cui l'orbita di Mercurio, che è quella più ellittica di tutte, sembra praticamente un cerchio. L'eccentricità di Mercurio è di un quinto, perciò la sua ellitticità è 1 su 2 per 5 al quadrato, ovvero un cinquantesimo. È piccolissima. Guardate questa curva rossa, è l'orbita di Mercurio. La curva blu è il cerchio che la circoscrive toccandola all'afelio e al perielio. L'eccentricità di un quinto fa sì che i fuochi siano ben distanziati dal centro. In uno di essi vediamo il Sole, come predetto dalla prima legge di Keplero.
L'eccentricità è appena un cinquantesimo e quindi c'è una sottilissima falce tra l'ellisse e il cerchio. Keplero la chiamava lunula, piccola luna. Tutti gli altri pianeti hanno orbite meno ellittiche di questa e descrivono quindi a tutti gli effetti un cerchio. Oggi poche persone sanno questo. La causa è probabilmente da rintracciare in Newton e nell'immensa popolarità ottenuta dal suo libro, I Principia, giustamente considerato uno dei più importanti lavori della storia della scienza. In questo libro Newton spiega le leggi di Keplero per mezzo della sua teoria della gravitazione universale. Ma guardate come rappresentava le orbite dei pianeti nelle figure del libro. Per ragioni di chiarezza, Newton ha disegnato delle ellissi con eccentricità di 3 quinti, decisamente maggiore di quella di ogni altro pianeta. La nostra storia assomiglia un po' a un romanzo di Jane Austen. Ci sono un paio di protagonisti, tipicamente un uomo e una donna che si dovranno sposare, e una manciata di personaggi minori. Dalle loro diversi caratteri e dalle loro interazioni nascerà l'intreccio della storia. I nostri personaggi sono cinque, come abbiamo detto all'inizio, più il Sole e la Luna, protagonisti indiscussi. La Terra, che per millenni è sembrata avere poco a che fare con le rivoluzioni dei corpi celesti, verrà trasformata a un certo punto in un co vero colpo di scena in un pianeta come gli altri, coinvolto assieme agli altri nel balletto cosmico. Ora diamo uno sguardo agli elementi orbitali, che rappresentano un po' l'identikit dei nostri personaggi. Qui vedete a sinistra Mercurio. La sua eccezionale eccentricità gli avrebbe permesso di ricoprire un ruolo chiave, se solo la sua prossimità al Sole non avesse reso difficile la sua osservazione. Perciò quasi non figura nella nostra storia. Venere ha una minuscola eccentricità, un 147esimo. La sua orbita è circolare per più di una parte su 43.000, decisamente impossibile da misurare nell'antichità. Anche l'eccentricità della Terra è molto piccola, circa un sessantesimo, e la sua orbita è circolare quindi per una parte su 7.000. I particolari valori di eccentricità e le altre proprietà delle orbite dei pianeti generano dei moti decisamente complicati se osservati dal punto di vista della Terra. Questo fece sì che per millenni non furono solo i pianeti a girare in cerchio, ma anche e soprattutto gli astronomi mentre cercavano di ricomporre questo puzzle complicato. Ora guardiamo Marte. Una fortuita coincidenza fu l'eccentricità di Marte, ciò fu appena sufficiente affinché Keplero scoprisse la sua ellitticità. Giove e Saturno hanno eccentricità intermedie, all'incirca la metà di quella di Marte. Ci sono altre peculiarità nell'ultima colonna. Ogni pianeta si muove su un piano fisso, ognuno inclinato a modo suo rispetto agli altri. Nella colonna si mostrano gli angoli di inclinazione di questi pianeti rispetto a quello della Terra. Al di sotto della tabella, a parte, abbiamo riportato alcuni parametri orbitali della Luna, che essendo un satellite non trova spazio nella tabella dei pianeti. In questo film non parleremo delle teorie sviluppate dagli astronomi per spiegare i moti lunari, che sono complicati e rapidi. Però vale la pena di menzionare che lo studio di questi modelli portò a dei progressi tecnici importanti, che in seguito vennero applicati anche agli altri pianeti. Ora è il momento di parlare della terza legge di Keplero. Essa permette di calcolare il tempo che un pianeta impiega a compiere un giro attorno al Sole, ovvero il suo periodo orbitale, conoscendo soltanto la sua distanza dal Sole. La legge è semplice. Il quadrato del periodo è proporzionale al cubo della distanza dal Sole. Vediamo l'esempio di Giove. Il pianeta si trova 5,2 volte più lontano dal Sole rispetto alla Terra. Per trovare il suo periodo dobbiamo calcolare il cubo di 5,2, che è circa 140, e poi calcolarne la radice quadrata. Il risultato è 11,9 anni. Se Giove si muovesse alla stessa velocità della Terra, il suo periodo sarebbe 5,2 anni. Quindi si muove molto più lentamente. La regola è semplice, quanto più vicino al Sole, tanto maggiore la velocità. Prima di lasciare questa tavola degli elementi orbitali, dovrei menzionare che tutti questi parametri cambiano impercettibilmente nel corso dei secoli. Per esempio, l'eccentricità della Terra era un 57esimo nell'antichità classica, mentre ora è circa un 60esimo. Abbiamo quindi il nostro cast e due fatti principali: le orbite dei pianeti sono dei cerchi, ma il Sole non sta al loro centro. Ora introduciamo un nuovo fatto, pochissimo noto, nonostante abbia dominato l'astronomia per qualcosa come 15 secoli. Immaginiamo di essere su di un'astronave sospesa al di sopra del Sole e immaginiamo di osservare un pianeta. Come appare il moto di questo pianeta? Da quello che vi ho detto dovreste immaginarvelo. Lo vedremo ruotare attorno a noi con una velocità variabile, massima sempre in uno stesso punto e minima nel punto opposto, il perielio e l'afelio. Due cose creano questo effetto: il fatto che la velocità cambia seguendo la seconda legge di Keplero, ma anche un effetto prospettico dovuto al fatto che il Sole non si trova al centro dell'orbita. Questo
Questo effetto prospettico lo potete capire in modo semplice. Immaginate che il pianeta sia un trenino che si muove lungo un binario circolare. Se vi mettete al centro del binario, al centro del cerchio formato dal binario, vedrete il trenino muoversi a velocità uniforme se la velocità tangenziale del trenino è costante. Ma se ora vi spostate al lato del binario, accanto, vedrete il trenino schizzare via accanto a voi quando vi è vicino e lo vedrete muoversi a minima velocità quando è lontano. Questo effetto dovuto alla prospettiva si somma esattamente all'effetto dovuto alla seconda legge di Keplero e insieme si raddoppiano. È una coincidenza curiosa che i due effetti siano più o meno della stessa entità e darà luogo a un effetto fantastico quando ci sposteremo. Infatti, accendiamo i motori dell'astronave e immaginiamo di viaggiare fino al centro dell'orbita. Da lì l'effetto prospettico è annullato e vediamo soltanto l'effetto della seconda legge. Se ora viaggiamo fino al fuoco libero, quello non occupato dal Sole, ci troviamo esattamente alla stessa distanza dal centro di quanto lo sia il Sole, solo dalla parte opposta. E da qui vediamo una cosa impressionante. I pianeti si muovono con velocità uniforme quasi perfetta. Ciò è dovuto al fatto che l'effetto prospettico stavolta cancella quello della seconda legge di Keplero e di conseguenza il moto risultante è praticamente uniforme. Vediamo l'effetto del fuoco libero per l'orbita di Mercurio. Cominciamo all'afelio. In tempi uguali la linea che unisce il Sole al pianeta spazza aria uguali, secondo la seconda legge di Keplero, mentre la linea centrata sul fuoco libero ruota di angoli uguali. Guardate come marca stretto il pianeta. C'è bisogno dell'ingrandimento per notare la differenza. Per gli altri pianeti, con la loro piccola eccentricità, la deviazione è minuscola. Tenete a mente questo effetto del fuoco libero, giocherà un ruolo importante nei prossimi film. Abbiamo quindi visto come i moti planetari appaiono visti dal Sole e dal fuoco libero, ma come appaiono dalla Terra. La Terra ruota attorno ad un asse fissato che attraversa i poli. L'equatore è a metà strada tra essi. La telecamera ora si sposta per inquadrare il punto nel cielo vicino alla stella polare dove punta l'asse. Ora proiettiamo l'equatore sul cielo in modo da identificare un cerchio, il cosiddetto equatore celeste. Ruotando l'inquadratura troviamo il Sole sull'equatore celeste. In realtà il Sole attraversa questo cerchio solo due volte l'anno perché si muove lungo un diverso cerchio chiamato eclittica. La Terra orbita attorno al Sole sul piano che contiene l'eclittica. È per questo che, visto dalla Terra, il Sole risulta sempre giacere sul cerchio dell'eclittica. E lo stesso vale per la Terra vista dal Sole, ovviamente. Qui vedete l'equatore terrestre in verde ed il piano dell'eclittica in rosso. Sono inclinati l'uno rispetto all'altro di un angolo di 23 gradi e mezzo, chiamato obliquità dell'eclittica. Il piano dell'eclittica deve il suo nome al fatto che le eclissi solari e lunari possono avvenire soltanto quando la Luna l'attraversa. L'orbita della Luna attorno alla Terra infatti è complicata, ma non è mai troppo lontana dall'eclittica. Ecco qui la Luna e più in là la Terra sull'eclittica. Ora proiettiamo l'equatore terrestre sul cielo e mostriamo in blu la linea che è l'intersezione tra il suo piano e l'eclittica. Seguendola troviamo il Sole nel punto speciale dove si intersecano. Questo punto è chiamato equinozio di primavera. Avviene attorno al 21 marzo e richiede alcune spiegazioni. Durante l'equinozio, come vediamo qui, l'asse della Terra è perpendicolare alla direzione del Sole, il quale si trova allo zenith dell'equatore a mezzogiorno. Dovunque in questo giorno sulla Terra la notte e il giorno sono ugualmente lunghi, 12 ore. Equinozio significa che la notte, nox in latino, è lunga quanto il giorno. Ora acceleriamo il tempo e osserviamo come il Sole si muova nel corso dell'anno verso est e verso nord lungo l'eclittica. Si sposta di poco meno di un grado al giorno, compiendo un giro completo in 365 giorni. La primavera lascia spazio all'estate e nell'Artico è sempre giorno. Il moto verso nord del Sole è ora molto più lento, come vedete, e si ferma attorno al 21 giugno, il punto più settentrionale che raggiunge. Questo punto è chiamato solstizio d'estate. Solstizio significa lo stare fermo del Sole in latino. Questo è il giorno più lungo dell'anno nell'emisfero nord. Ora vedete che il Sole continua verso est lungo l'eclittica, ma ora si muove verso sud nel cielo, in luglio e agosto, e finché non raggiungiamo l'equinozio autunnale, che è attorno al 21 settembre. Il giorno e la notte sono di nuovo ugualmente lunghi. Durante l'equinozio d'autunno la Terra è esattamente a 180 gradi lungo l'eclittica dall'equinozio di primavera. Il solstizio d'estate è a metà strada tra di essi, a 90 gradi. Il Sole ora continua a spostarsi verso sud sull'eclittica finché non arriviamo al solstizio d'inverno, quando il Sole di mezzogiorno è più basso nel cielo dell'emisfero nord. Questo è il giorno più corto dell'anno.
Ora il sole comincia a muoversi verso nord e ci si avvicina la primavera. Fra poco avremo compiuto un giro attorno alla Terra con la telecamera ed altri 90 gradi del solstizio invernale saremmo tornati indietro all'equinozio di primavera, dove avevamo cominciato. I fatti da ricordare sono la direzione fissa dell'asse terrestre, i suoi poli, l'equatore a metà tra di essi e a 23 gradi e mezzo da esso l'eclittica. Come appaiono queste cose nel cielo viste dalla Terra? Immaginiamo di guardare all'infuori dal centro della Terra. Le costellazioni dello zodiaco si dipanano lungo l'eclittica con i poli No e P. L'asse della Terra va da B a C e l'equatore celeste è il cerchio tratteggiato che unisce O ed E. L'eclittica e l'equatore celeste si incontrano in M, che è l'equinozio di primavera. Il solstizio d'estate è in L, l'equinozio autunnale è in N e il solstizio invernale è in Q. Gli astronomi antichi osservavano principalmente due cose. Primo, la rivoluzione giornaliera delle stelle, che noi oggi sappiamo essere causata dalla rotazione terrestre. Secondo, sette corpi celesti che, pur seguendo la rotazione giornaliera, si muovono rispetto allo sfondo delle stelle fisse. Questi corpi vennero chiamati dai greci pianeti, che vuol dire vagabondi. La Luna, tra questi vagabondi, è quella che si muove più velocemente rispetto alle stelle fisse. Compie una rotazione completa lungo l'eclittica in poco meno di un mese e, come abbiamo già detto, ha dei moti piuttosto complicati che non la vedono sempre sull'eclittica. Invece il Sole è fisso sull'eclittica. Oggi sappiamo che questo è dovuto alla prima legge di Keplero, che dice che il piano dell'orbita dei pianeti è fisso. L'eclittica, infatti, non è altro che il piano dell'orbita terrestre. Il Sole impiega un anno a fare un giro rispetto alle stelle fisse. Anche i pianeti si muovono vicini all'eclittica, ma non sempre da est verso ovest come il Sole. A volte rallentano, si fermano, invertono il loro moto per un poco e poi tornano a muoversi verso ovest. Nessuno di questi moti è uniforme, chi più chi meno. Abbiamo descritto ciò che vedevano gli astronomi antichi e adesso possiamo cominciare con la vera e propria storia dell'astronomia. Parliamo per prima cosa dei babilonesi. Essi erano osservatori astronomici assidui. Tenevano dei registri delle osservazioni su tavolette scritte in alfabeto cuneiforme, oggi conservate in alcuni musei. Le più antiche sono datate 651 a.C., ma tramite i greci abbiamo notizie di una loro osservazione di un'eclissi lunare del 720 a.C. Dei babilonesi bisogna anche dire che introdussero la divisione sessagesimale del cerchio in 360 gradi, che i greci ereditarono e noi utilizziamo tuttora. Con questa enorme esperienza osservativa alle spalle, i babilonesi riuscirono a trovare delle regolarità nelle loro osservazioni, che trasformarono in regole empiriche per predire i moti dei corpi celesti. Questo gli permetteva di predire con una certa accuratezza le eclissi. Non sembra che siano andati molto oltre con i loro modelli. I greci invece non solo riuscirono a formulare dei modelli che predicevano con grande accuratezza sia i moti del Sole che della Luna che dei cinque pianeti. Nel fare questo posero anche le basi di quella combinazione di teoria ed osservazioni che oggi è nota come metodo scientifico, che è la base di tutta la scienza moderna. Prima domanda: perché questa ossessione dei greci per i corpi celesti? Certamente i cieli evocano meraviglia in moltissime persone. E i greci in particolare, come molti altri popoli, credevano che i corpi celesti fossero delle divinità, perché apparivano eterni ed incorruttibili, appartenenti ad un mondo immortale lontano dalla quotidianità della Terra. Ma la meraviglia da sola non dà luogo alla scienza. I greci avevano certamente il dono della curiosità, come mostra lo sviluppo della filosofia nella cultura greca. Avevano anche delle motivazioni, perché le proprietà divine attribuite ai corpi celesti facevano sospettare il celarsi di qualche verità profonda dietro questi moti, che apparentemente erano incomprensibili. Infine, avevano uno strumento fondamentale, la geometria, che era considerata una scienza divina. Seguiamo passo a passo questa impresa dei greci. Per prima cosa, la rotazione terrestre fu una gran fortuna. In questa immagine, presa qualche giorno fa, in una notte chiara, si vede la rotazione delle stelle. La macchina fotografica è stata puntata verso il cielo settentrionale fuori da College Farm. Vedete un comignolo vicino alla stella polare. L'otturatore è rimasto aperto per un poco ed ha catturato la traccia circolare lasciata dalle stelle nel loro moto di rivoluzione attorno alla stella polare. I greci non avevano macchine fotografiche, ma questo moto fece loro comunque una profonda impressione. Un moto circolare uniforme perfetto deve essere divino, nient'altro sarebbe degno degli dèi. Come si poteva allora spiegare il moto tutt'altro che uniforme dei vagabondi? Questa era la sfida, e c'era bisogno di strumenti. I greci avevano la geometria, ma era necessario anche qualcos'altro. Guardate qui. Potete vedere la palla partire da ferma ed accelerare.
Ma avete potuto capire se l'accelerazione era uniforme o no? Guardate ancora. È decisamente troppo rapido. Niente di ciò che avete visto potrebbe suggerire l'esistenza di una precisa legge matematica. Quando attorno al 1600 Galileo scoprì la legge della caduta dei gravi, dovette fare tre cose. Primo, sospettare l'esistenza di una legge. Poi far rotolare una palla giù per un piano con una pendenza molto piccola. Infine, dovette costruire con grande attenzione un orologio ad acqua che permettesse di prendere i tempi. La situazione era molto diversa nei cieli. La rotazione quotidiana delle stelle non solo suggeriva naturalmente la presenza di semplici leggi che le spiegassero, ma forniva anche un orologio perfetto. Guardiamo di nuovo la foto. Le stelle ruotano di un quarto di grado ogni minuto. Le tracce lasciate dalle stelle nella foto sottendono un arco di circa 6 gradi. Quindi l'otturatore deve essere rimasto aperto per circa 25 minuti. È semplicissimo misurare il tempo siderale con un errore di pochi minuti, che è più che adeguato per qualsiasi scopo astronomico. Galileo aveva bisogno di un orologio che potesse distinguere la frazione del secondo. Gli astronomi avevano bisogno di distinguere ore, giorni, anni e persino secoli, e per questo scopo le stelle sono quanto di meglio ci si possa immaginare. Il loro orologio non solo è precisissimo, ma possiede anche una stabilità suprema. Ha perso soltanto poche ore sin dall'antichità. Fino al XX secolo non è esistito nessun altro orologio anche lontanamente comparabile. Oltre a tenere il tempo, gli astronomi antichi avevano anche bisogno di misurare gli angoli tra la posizione apparente dei pianeti nel cielo e quella delle stelle fisse. Lo strumento più usato a questo scopo era il sestante. Ne abbiamo qui un semplice modello. Metto l'occhio in questo punto e guardo lungo questa linea che allineo al pianeta che voglio misurare. Dopodiché misuro la posizione di una stella fissa su questo righello, che mi dà l'angolo tra la stella di riferimento e il pianeta. Sia il Sole che la Luna sottendono nel cielo un arco di circa 30 minuti, ovvero mezzo grado. Gli antichi erano in grado di misurare angoli più piccoli di circa un terzo, ovvero 10 minuti di arco. Usando degli strumenti come questo, un poco di attenzione. Più tardi, Tycho Brahe ha spinto le misurazioni ad occhio nudo al loro limite, circa 2 minuti di arco. Possiamo ora cominciare con la vera e propria storia dell'astronomia greca. Si divide in due ere principali. La prima, cominciata attorno al 400 a.C., al tempo di Platone e del matematico Eudosso, fu in gran parte qualitativa. Non abbiamo prove di osservazioni e teorie veramente quantitative per altri 200 anni. Eudosso sviluppò un modello intricato basato su delle sfere concentriche che riproduceva le traiettorie dei pianeti. Ci furono in quell'epoca anche dei pensatori coraggiosi, come Eraclito, che suggerì che la rivoluzione giornaliera dei cieli potesse essere causata dalla rotazione della Terra. Aristarco anticipò addirittura la rivoluzione copernicana, suggerendo che la Terra orbitasse attorno al Sole, ma non si conosce molto altro riguardo la sua proposta. Certamente non diede luogo a una rivoluzione aristarchiana. Il periodo d'oro dell'attività scientifica greca cominciò in quella che è nota come età ellenistica, che seguì la morte di Alessandro Magno. La città di Alessandria, da lui fondata nel 332 a.C., divenne il grande centro della conoscenza antica. Gli elementi di Euclide, uno dei libri scientifici più importanti di tutti i tempi, fu scritto ad Alessandria attorno al 300 a.C. Tutti abbiamo studiato la geometria piana sugli elementi di Euclide, in realtà. Archimede, uno dei più grandi matematici della storia, visse e lavorò a Siracusa, in Sicilia, dove fu ucciso da un soldato romano nel 212 a.C. È nel periodo ellenistico che abbiamo le prime evidenze di astronomia quantitativa, in cui si combinano teorie e osservazioni. Per quanto ne sappiamo, questo processo fu iniziato dal primo grande astronomo dell'antichità, Ipparco. Era noto da lungo tempo che il moto del Sole lungo l'eclittica non è uniforme, ma pare che Ipparco, attorno al 150 a.C., fu il primo a trovare una spiegazione geometrica di questo fenomeno. Questo diagramma mostra l'idea di Ipparco. Come tutte le teorie successive, è basato su di un'ipotesi. Ipparco assumeva un moto uniforme del Sole lungo un cerchio perfetto. Per spiegare la non uniformità del moto, Ipparco semplicemente mise il centro di questo cerchio al di fuori della Terra, sfruttando l'effetto prospettico di cui abbiamo già parlato. E C è lo spostamento della Terra da questo centro. Quest'idea è quanto di più semplice si possa immaginare. Il Sole si muove uniformemente, ma deve apparire muoversi più lentamente quando è in H che quando è in B, se visto dalla Terra. Questo accade per l'effetto prospettico di cui abbiamo già parlato, perché A è più lontano dalla Terra di B. Questo è quello che oggi noi chiameremmo modello scientifico. A questo punto Ipparco fece qualcosa che rappresenta tuttora la base del metodo scientifico e che tutti noi imitiamo ogni volta che facciamo scienza.
Prima si calcolano i parametri liberi del modello utilizzando le osservazioni e poi, una volta che tutti i parametri sono stati fissati, si confrontano le ulteriori predizioni del modello con le osservazioni. I parametri liberi del modello sono lo scostamento EC e la sua direzione. Il parco utilizzò due misure di tempi come osservazioni per fissare questi parametri. Prima, il tempo impiegato dal Sole per andare dall'equinozio di primavera V al solstizio d'estate S, che è di 94 giorni e mezzo. Poi quello impiegato ad andare da S all'equinozio autunnale F, 92 giorni. Questi dati, ed il fatto che i due equinozi V ed F appaiono dalla Terra a 90 gradi rispetto al solstizio S, sono sufficienti a fissare EC e la sua direzione. Vale la pena di chiarire l'idea di base. Siccome ci sono 360 gradi in un angolo giro e appena più di 365 giorni in un anno, il Sole, assumendo che si muova uniformemente, verrà visto muoversi dal centro dell'orbita di poco meno di un grado al giorno. Conoscendo il tempo impiegato ad andare da V ad S, e quello impiegato ad andare da S a F, il parco sapeva che dal centro dell'orbita gli angoli da V ad S e da S ad F dovevano essere rispettivamente di 93 e 91 gradi. Questi sono derivati indirettamente dalle sue ipotesi e dai tempi misurati. Ma i due angoli sono anche osservati direttamente dalla Terra e, come abbiamo detto, appaiono entrambi di 90 gradi. Tutti e quattro gli angoli sono noti, due dalla teoria e due dalle osservazioni. Lo scostamento EC e la sua direzione si ricava dai triangoli costruiti con i punti E, C, V, S ed F, di cui conosciamo tutti gli angoli ed almeno un lato, quello che passa per C. Se osservate la linea VF che congiunge gli equinozi, noterete che la Terra, che è su questa linea, è spostata dal centro dell'orbita del Sole di circa un trentesimo del raggio orbitale. Il cerchio è eccentrico rispetto alla Terra, e questa è l'origine della parola moderna. Il parco non ha trovato la distanza reale C, ma solo il rapporto tra essa e il diametro del cerchio eccentrico. In astronomia, come in tutta la scienza del resto, soltanto i rapporti hanno significato. Semplice com'è, il modello di parco è un seme che ha generato tutta la scienza moderna. Vedremo come ciò è accaduto in questi film. L'innovazione essenziale di parco fu la combinazione di teorie ed osservazioni per fissare l'eccentricità e la sua direzione, che sono i due parametri del modello. Altrettanto importante era testare il modello con delle osservazioni. I greci hanno inventato la teoria, la chiamavano salvare le apparenze. Si osservano fenomeni complessi e si cerca di comprendere ciò che c'è sotto. La parola greca theoria viene da theoros, spettatore, quindi significa essere spettatore, contemplare, nel senso di comprendere. Ed è tutto fatto con la geometria. Galileo disse che chi tenta di affrontare la filosofia naturale senza la geometria è perduto. Quando ho descritto il modello di parco e il ruolo speciale del centro del cerchio, ho detto che il parco, senza essere lì, sapeva cosa avrebbe visto da quella posizione, ovvero il pianeta che si muove uniformemente. La teoria, attraverso la geometria, gli permise di vedere la realtà da un punto di vista altrimenti inaccessibile con l'occhio della mente. Questo in realtà accade continuamente in scienza ed è il motivo per cui riusciamo ad avere conoscenze tanto dettagliate di luoghi esotici come galassie lontane, supernove, quasar, l'interno dell'atomo. In realtà c'è qualcosa di piuttosto ironico nel modello di Parco. Prediceva meravigliosamente la posizione del Sole negli anni, con un errore mai maggiore di 3/4 di un minuto d'arco. Neppure Tycho Brahe poteva misurare quell'errore. Ciononostante, il modello è sbagliato. Il moto del Sole visto dalla Terra non è altro che il moto della Terra visto dal Sole, quindi la non uniformità di quel moto è per metà fisica, dovuta alla seconda legge di Keplero, e per metà di origine prospettica o geometrica, dovuta all'eccentricità. Non avendo motivi per sospettare la metafisica, il parco raddoppiò l'effetto geometrico, ponendo il centro dell'orbita al doppio della distanza dalla Terra di quanto lo sia in realtà. Al tempo di Parco l'eccentricità dell'orbita terrestre era circa un 57esimo, e gli trovò il doppio di questo, circa un 30esimo. Per virtù dell'eccentricità tanto piccola di quest'orbita, il raddoppiarla nel modello di Parco porta lo stesso a predizioni estremamente accurate. 1700 anni dopo, questo raddoppiamento ha mandato terribilmente fuori strada Copernico e Brahe. Ci è voluto Keplero per trovare l'errore, rimuoverlo e trasformare l'astronomia per sempre. L'errore di Parco non riduce in alcun modo l'importanza del suo modello. La scienza procede per tentativi ed errori. Si fa un'ipotesi, si costruisce un modello e si testano le sue predizioni. Quando fallisce, si fanno nuove ipotesi, possibilmente più accurate. Vedremo questa storia ripetersi diverse volte in questi film. Col suo difetto ben nascosto, il modello di Parco ha rappresentato il paradigma fondamentale dell'astronomia antica.
e in un certo modo gioca ancora un ruolo oggi. I nostri orologi devono tenere bene il tempo, infatti, ma devono anche marciare al passo con il sole quanto meglio si può, altrimenti prima o poi si rischia di svegliarsi alle 6 del mattino col sole alto nel cielo. Non lo possono fare esattamente perché, come abbiamo detto, il moto del sole non è uniforme, ma lo possono fare con un suo surrogato, chiamato sole medio. Questo sole medio è un punto immaginario che, al contrario del sole, si muove uniformemente nel cielo, ma allo stesso periodo. Eccolo in azione in un'animazione. Il vero sole è giallo, il sole medio blu. Cominciano insieme all'afelio e si scostano oscillando uno attorno all'altro, incontrandosi di nuovo al perielio. La deviazione massima dal sole vero e le predizioni del modello di Parco è minuscola, 3/4 di minuto d'arco. Entrambi si scostano invece dal sole medio di circa 2 gradi. Questo si misura molto facilmente perché è 4 volte il diametro apparente del sole o della luna. Perciò i nostri orologi da polso non sono sincronizzati proprio col vero Sole, ma con la migliore approssimazione del suo moto con un moto uniforme, in modo che al risveglio non troviamo mai il Sole a più di 2 gradi da dove ce lo aspetteremmo. Per arrivare alle conclusioni di questo primo film, dovreste ricordare soprattutto questo. Nonostante le orbite dei pianeti siano strettamente delle ellissi, esse sono con buona approssimazione dei cerchi, quasi perfetti nel caso di Venere e della Terra. L'ellitticità delle orbite è responsabile per una minima parte dello scostamento dei due soli che avete appena visto. Questo scostamento è in realtà quasi interamente dovuto alle due cose su cui ci siamo concentrati: la posizione eccentrica del Sole in un'orbita circolare e la non uniformità fisica del moto dovuta alla seconda legge. Nel prossimo film, il fuoco libero, che già ha avuto un ruolo importante, sarà al centro della scena. In questo film avete imparato alcuni fatti importanti dal punto di vista storico e astronomico, ma alla fine i fatti, per quanto importanti, non sono altro che fatti. La cosa veramente importante, secondo me, è che avete assistito alla nascita della teoria con Ipparco. Io sono un fisico teorico e vi posso assicurare che riconosco nella storia di Ipparco esattamente tutti i passaggi che sono necessari nel mio lavoro per formulare una buona teoria scientifica. La rivoluzione scientifica viene tradizionalmente associata ai nomi di Keplero, Galileo, Newton. Come abbiamo visto in questo film, andrebbe piuttosto retrodatata di un paio di millenni, all'età ellenistica. Quello della storia è stato un viaggio tortuoso e affascinante che ha attraversato i secoli. Spero che rimarrete con noi per vedere come continua.